Voglio fare una scritta qui, su uno, qua dentro voglio farglielo. Prendo il mio pezzo, lo lancio dentro senza toccarlo. Voilà. Ciao ragazzi, sono Fani e anche in questo video torniamo a parlare dei laser. Negli ultimi due video vi ho fatto vedere un po' di accessori per il laser, vi ho parlato dello Skullfan S9. Oggi, come avevo promesso nell'ultimo video, andiamo a vedere la telecamera. Cosa serve la telecamera? Perché è importantissima ed è un accessorio veramente figo da avere, ma soprattutto come si usa, come si installa e come si fa a farla funzionare. Adesso andiamo a parlare direttamente della telecamera, non perdiamo tempo. Allora ragazzi, non sto qui a farvi vedere come si monta perché è veramente semplicissimo, sono proprio due barre da infilare una dentro l'altra e da agganciare al telaio del laser. Insieme alla telecamera vi arrivano anche gli attacchi già per sia per questo modello qua di laser, non esclusivamente dello Skullfan, ma di tutte le marche con l'estruso 2x2, sia per i laser di nuova generazione, come ad esempio l'Ortho Master 3 che ha le barre molto grosse. Vi arrivano tutti e due gli attacchi, quindi praticamente si può montare sul 99% dei laser. Non è legato per forza allo Skullfan la telecamera, ok? Allora, una cosa importantissima da fare quando si monta è regolare l'altezza, che deve essere tra 325 e 335 mm, intendo l'altezza da qui, che qui sotto c'è la telecamera, al piano di lavoro. Quindi una volta posizionato in quell'altezza lì, chiudete bene e avete già la vostra altezza dal pezzo finita. Questo vi servirà per il fuoco. La seconda fase è cercare di quadrare tutta l'area utile partendo appunto dal centro. Quindi la telecamera si deve trovare esattamente al centro del fuoco della superficie utile. Piccolo OT, nel mio caso abbiamo una Skullfan con estensione installata, ovviamente la telecamera non riesce a leggere tutta l'estensione, quindi io ho creato su Lightburn un nuovo software in cui gli dico che il mio laser è largo e lungo fino a qua, quindi diciamo come se fosse la versione normale, ok? Perché comunque sia non può leggere tutto il resto. Allora, la parte più complicata è appunto la regolazione del fuoco. Voi dovete cercare di inquadrare totalmente la vostra area di lavoro del vostro laser. Vi aiutate magari spostando la testa e come vedete io inquadro perfettamente il mio area di lavoro precisa. Questa qui dovete magari fare un paio di prove per riuscire ad azzeccarla, ma sostanzialmente vi faccio vedere brevemente come si deve fare. Allora, adesso è molto importante avere i valori di Lightburn impostati correttamente, quindi noi dobbiamo essere sicuri che la nostra area di lavoro utile sia esattamente quella che il laser effettivamente va a lavorare. Quindi nel mio caso io ho un 380x375, quindi cosa facciamo? Vado a creare un rettangolo di questo tipo e come valore gli metto appunto l'area esatta del laser. Come taglio faccio un bel riempimento e poi le posiziono in basso a sinistra, che è cioè dove parte il mio laser. A questo punto io ho impostato come se fosse tutta l'area di lavoro utile. Vado a fare un frame, adesso io ho il laser spento perché sennò fa rumore. Fate un frame e il laser andrà a fare il giro di tutto il perimetro. Voi dovete controllare che non vada a sbattere contro i lati, ma che vada esattamente a filo su tutta l'area utile. Una volta fatto questo, cancelliamo il nostro coso e siamo sicuri che il nostro frame è giusto. Se per caso dovesse andare a sbattere, voi regolate un pochino le dimensioni della tavola. Ad esempio, questo Skullfan lo danno per 385x385, in realtà sono 380x375, quindi questione di millimetri. Mi sembra forse dava 383 sull'asse X e vi regolate in base a quello che effettivamente di preciso vi serve a voi. A questo punto andiamo a fare due righe, una in orizzontale e una in verticale, e le posizionate al centro. L'importante è che siano di lunghezza uguale una con l'altra. A questo punto con la funzione linea voi andate a fare proprio questa lavorazione qua, mettendo ovviamente un pezzo di legno più o meno al centro del vostro piano di lavoro. E il laser vi farà una X. Non muovete il pezzo di legno, lasciatelo lì dov'è. Andate su finestra, controllo telecamera e vi dovrebbe apparire qua sulla destra
se avete collegato bene la telecamera, questa finestrella qua. Su questa finestra destra facciamo aggiorna sovrapposizione. Vedete che compare la vostra griglia sulla tavola di Lightburn. Se togliete la dissolvenza, vedete che riuscite a vederla un po' meglio. Noi adesso abbiamo la nostra X qui, dove abbiamo disegnato noi, e in questo momento è qui. Voi adesso, se avete la telecamera un po' sballata, vi troverete in questa situazione fisicamente, manualmente. Lasciate, allentate queste viti, è questa, e piano piano lo regolate, e per ogni regolazione che fate cliccate su aggiorna sovrapposizione qui in alto. Se io adesso simulo di spostare la telecamera un po' più in basso, ad esempio, faccio su aggiorna, vedete che si trova così. In questo modo la vostra telecamera riuscirete più o meno a regolarla al suo posto, continuando a fare aggiorna, aggiorna, muovendo la telecamera, non il laser. Il laser deve stare perfettamente fermo, come deve stare fermo il pezzo, dovete muovere la camera. Ok, io in questo momento ho trovato esattamente il mio centro. A questo punto la telecamera è centrata esattamente con il software e vado a stringere bene le viti e la centratura è fatta. Ragazzi, questo è un modo molto brutale che vi faccio vedere io, però non avendo altre possibilità, questo qua ha funzionato benissimo, perché se io sono diventato scemo a cercare di regolarla, alla fine con Lightburn, facendo aggiorna sovrapposizione, piano piano sono riuscito a trovare il mio centro perfetto. E fin qui tutto facile, adesso passiamo alle cose difficili. Se pensate che sia finita così, vi sbagliate di grosso. Adesso arriva veramente la parte più complicata del programma di regolazione. Dovete prima di tutto trovarvi i vostri quadratini. Questi qua li trovate insieme alla telecamera, quindi ne troverete 4. E insieme a questi troverete anche questi fogliettini con i pallini. Questi vi serviranno per la calibrazione della telecamera. A questo punto andiamo su Laser Tools, calibra obiettivo telecamera. La nostra telecamera sarà appunto questa qui che vedrà lui, il laser, cioè videocamera USB, oppure probabilmente vi uscirà School Fan o qualcosa del genere. Obiettivo standard, usa preimpostato nessuno, cioè calibrazione completa, e andiamo avanti. Vi si appaiono queste schermate, lui in questo momento vi sta indicando dove dovete mettere il vostro foglio a pallini. Quindi sostanzialmente, vedete che adesso è in diretta, dovete mettere il foglio come indica qua, al centro, e fate acquisisci. Il punteggio dovrebbe essere almeno sotto l'1, non è importantissimo che sia il più basso possibile, funziona lo stesso. Comunque vi dirà, se è sopra l'1 vi dirà lui che non va bene. Questo può essere influito da discorso luce o riflessi vari, quindi cercate di non avere proprio luce che riflette, proprio che vi fa un effetto strano di, ecco, tipo questo, ok? Vedete, fa questo riflesso qua, vi dà sbagliato. Quindi cercate di essere più precisi possibile. Fate su acquisisci. Adesso io l'ho già fatto, quindi non lo rifarò in questo momento, ma successivamente vi dirà, seguite le istruzioni, vi dirà di metterla prima qua, poi qui fate acquisisci, qui poi acquisisci, qui acquisisci, qui acquisisci, qui acquisisci. Se fate tutto corretto, alla fine vi aprirà un'altra finestra che sarà calibra allineamento telecamera. Voi selezionerete questo perché la vostra telecamera è fatta in questo modo. Selezionate sempre la vostra telecamera USB e qui vi darà dei valori da impostare. Questi qui dovete magari regolarveli un po' voi in base al vostro laser. Lo spessore non è assolutamente importante, potete lasciare 0. Cercate di fare in modo che, questo sarà il disegno che dovrà fare il vostro laser, fare in modo che sia bello marcato. Io adesso vi faccio vedere un po' come funziona il laser, ma intanto ne ho già fatto uno. Sostanzialmente dovete farà dei 4 numeri con questo simbolino qua. Quindi in base alle vostre il vostro laser fate in modo che questo sia bello leggibile, non troppo scavato, ma comunque bello leggibile, e regolate i vostri valori. Non è necessario che occupiate tutta l'area di lavoro,
è consigliato ma non è necessario. Quindi cosa faremo? Andiamo a mettere i nostri quattro pezzi di legno, ad esempio io li uso sulla griglia, o su, comunque se voi usate la griglia metteteli sulla griglia, nei quattro angoli esterni, 1, 2, 3, 4, adesso non ho sotto mano gli altri quattro pezzi, li andiamo a mettere così. Il centrale non è assolutamente importante, bastano i quattro lati e dobbiamo fare in modo che queste scritte qua vengano sui pezzi. Tornando su qui vedete la funzione scala. Facendo il frame, se vi accorgete che il vostro laser va fuori, va a sbattere dal vostro disegno, vi basterà aumentare o diminuire la scala. Aumentando o diminuendo la scala, praticamente poi possiamo fare ad esempio un disegno da 250 mm, anche se l'area è da 300. Possiamo farlo più piccolo, non è assolutamente rilevante. Una volta che il frame è fatto ed è tutto a posto, facciamo il vostro disegno. La macchina farà questi quattro disegni, adesso vi faccio vedere. Una volta fatti i quattro angoli, le quattro marcature, andando avanti col programma vi chiederà di selezionare esattamente il centro di questa parte qua, andando in ordine, quindi ci sarà 1, 2, 3, 4, comunque seguendo l'istruzione è facile da intuire. Voi potete tranquillamente zoomare e dovete andare a centrare il più possibile qua dentro, dovete essere il più precisi possibili, quindi confermando 1, 2, 3, 4, se tutto va bene, alla fine il laser dovrebbe essere, la telecamera dovrebbe essere regolata. Per fare la prova del 9 possiamo fare in questo modo, ve lo facciamo vedere in diretta. Allora, ecco come fare. Prendiamo uno dei nostri pezzi che abbiamo appena fatto con il laserato, come a caso, lo giriamo dall'altra parte. Come vedete io ho dovuto fare la prova due volte perché la prima volta non è andata a buon fine, quindi state tranquilli che se non vi va bene la prima potete tranquillamente rifarlo. Prendiamo un pennarello, facciamo un simbolino sul centro, facciamo tipo la C di centro e poi facciamo delle freccine così. Così vi mostro anche a che cosa serve la telecamera. Adesso sentite casino perché ho acceso il laser. Andiamo a mettere il nostro pezzo che abbiamo appena fatto qua, più o meno al centro. Non è necessario essere precisi, più o meno al centro. Andiamo nel PC, prendiamo aggiorno sovrapposizione e vediamo il nostro pezzo che abbiamo appena disegnato. Se vogliamo vederlo meglio togliamo l'opzione di solvenza e lo vedremo meglio. Adesso ingrandiamo. E la figata di questa telecamera qual è? Che noi possiamo andare a acchiappare l'immagine, rubare l'immagine di una qualsiasi disegno, di qualsiasi cosa. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a cercare la funzione traccia, qui non c'è ma la troviamo nel controllo telecamera, qui, traccia. Se non l'avete mai usata vi faccio vedere come funziona. Andando ad ingrandire qui possiamo selezionare solo la C, vedete che lui fa un contorno in questo modo, lui riconosce qua il disegno, facciamo traccia, ok, e lui praticamente andando su anteprima vediamo che mi ha disegnato questa C, c'è ancora più di prima che adesso tolgo, è rimasta la C, adesso tolgo questo, impostiamo il valore linea e facciamo un'incisione. Adesso andiamo a vedere se abbiamo fatto la nostra calibrazione bene. Se è fatta bene, la C dovrebbe essere incisa perfettamente sopra il disegno. Vedete che qui invece siamo a più o meno mezzo millimetro spostati verso l'alto. Quindi la calibrazione è un pochino fatta male, di poco, ma un pochino sballata. Adesso facciamo la stessa cosa con le altre, quindi io adesso vado a metterla nell'angolo in alto a destra e andiamo a tracciare questo. Cosa
questa funzione a cosa serve, questa prova? Serve a capire effettivamente se la telecamera è centrata bene, come in questo caso che è mezzo millimetro troppo in su, quindi la cosa da fare migliore sarebbe rifare la calibrazione, partendo magari dal secondo step, quindi non dal primo, da con la regolazione, ma direttamente con l'allineamento. Quindi voglio dire che adesso che mi frega la telecamera per fare queste cagate qua, se ci pensate è una cosa veramente fantastica, perché se noi abbiamo già un disegno e vogliamo andare a inciderlo, è facilissimo da fare, perché non c'è bisogno di diventare matti con varie mille regolazioni. O seppure io ho questo e qui, proprio qui, voglio fargli un disegno che stia qui dentro, ma proprio qui preciso preciso preciso, non devo diventare matto a fare frame, ripristina, sposta, fare il frame, ripristina, sposta. Se io voglio fare un disegno qui, qua dentro, lo posso fare qui, senza diventare matto. Adesso vi faccio vedere. Allora, mettiamo a caso che io adesso ho questo, e io voglio fare, voglio fare una scritta qui, su uno, qua dentro voglio farglielo. Prendo il mio pezzo, lo lancio dentro, senza toccarlo, mi giro, vado qui e faccio aggiorno sovrapposizione. Quindi trovo il mio pezzo lì, vedete che io ho lanciato. Adesso posso fare questa cosa, posso andare qui, scrivere questo, quello che voglio. E andare a infilarlo dentro l'uno. Vedete, io proprio così. Quanto ci ho messo? 30 secondi? Vediamo se funziona. Abbassiamo un po' la potenza. Giro la telecamera così vi faccio vedere il laser che va a lavorare. Vedete, come avevo già detto prima, la telecamera è sballata di un millimetro neanche, e l'ha fatto un pochino più alto, però potete immaginare che nel giro di 10 secondi io sono riuscito a fare questo preciso, perché sarà larga 3 cm, alta 5 mm. Vedete? È assurdo quello che fa. E tralasciando il discorso appunto di calibrazione, che va un pochino ancora aggiustato, perché ve lo dico già, la calibrazione non è una cosa facile. Bisogna probabilmente farla 2-3 volte prima di riuscire a azzeccare, arrivare a un risultato accettabile, però le cose dopo che possiamo fare sono veramente incredibili. Per assurdo possiamo pensare di prendere un'immagine che magari dobbiamo scaricarla, editarla, tracciarla, è un casino. Se noi abbiamo magari una foto o qualcosa, la mettiamo lì, la tracciamo e la incidiamo sul laser, la incidiamo sul legno o su quello che vogliamo, vogliamo, nel giro di 10 secondi. Prendo una cosa a caso. Allora, prendo la prima cosa che mi è capitata sotto mano, ad esempio le istruzioni dello scaffale. Ok, adesso posiziono il mio pezzo di legno qua e vi faccio vedere via software come fare. Adesso vediamo se da qua riesco. Quindi aggiorno la sovrapposizione, vado su traccia. Stiamo andando veloce così. No, prima faccio partire il mio laser. Toccato niente, faccio partire il laser e vediamo cosa fa. Una cosa, cioè è assurdo, ci ho messo 30 secondi, un minuto esatto a fare una roba del genere, a editare una foto, un'immagine e rimetterla lì e decidere dove farla. Proprio così, a caso, cioè, senza prendere il pezzo, sta lì col frame, no aspetta rifai, poi se col problema di dire che sbagli, mica sbagli, cioè è una cosa veramente fantastica.
chi mi segue su Instagram sa che io magari a volte vado a incidere delle scarpe in legno di un maker che si chiama Woodlocker 23, e lui giustamente è un po' fissato con i dettagli, quindi pretende che io magari gli faccia il logo di Jordan in un punto preciso della scarpa, e voi non avete idea di quante volte io sto lì col frame a farlo. Ci metto magari mezz'ora veramente per riuscire a azzeccare il punto preciso, senza sapere se magari ho sbagliato un pochino. Cioè, con la telecamera è una roba di 10 secondi, un'applicazione veramente assurda, così come è assurdo come potete prendere qualsiasi immagine e andare a inciderla così. Voi pensate, ecco, magari una foto, cioè avete una foto, la editate e la mettete su un logo o qualsiasi cosa, senza stare lì a una roba che trovate in giro come ho fatto io, editate e la mettete sul laser, la incidete. Ha veramente delle applicazioni fantastiche, soprattutto per i lavori di precisione. Cioè, questa è veramente una cosa assurda. Secondo me è indispensabile avere una telecamera. Io, da quando ho comprato il laser, l'ho scoperto dopo tanto, quando appena ho scoperto che esisteva la telecamera sono letteralmente impazzito e ne ho voluto assolutamente una. Ne ho provate un pochino di quelle trovate su Amazon da 20 euro così, a parte che non si riescono a regolare, è impossibile regolarle perché deve essere a fuoco fisso, devono essere precise. Quindi investite qualcosina, vi prendete una telecamera del genere, però dopo proprio la vita ve la semplifica a mille. Allora, io qui sotto in descrizione vi lascio il link alla telecamera con insieme magari al link del laser o le altre recensioni che ho fatto. Trovate anche un coupon sconto da utilizzare su Jack Buying. Essendo affiliato a Jack Buying, loro mi rilasciano dei coupon sconto che posso offrire a voi per risparmiare qualcosina sull'acquisto. Vi ricordo che non è legato al laser la telecamera, è della stessa marca ma potete usarlo su qualsiasi laser. C'è anche il suo adattatore per montarlo su, ad esempio sull'Ortolus o comunque su qualsiasi altra piattaforma, che secondo me va bene su tutti i laser, non necessariamente su questo, perché si collega al computer, non si collega al laser, quindi potete stare tranquilli. Col coupon sconto riuscite a risparmiare qualcosa, e ripeto, secondo me è una cosa veramente indispensabile. Se il video vi è piaciuto, vi invito veramente caldamente a iscrivervi al canale, perché per me è importantissimo che vi iscrivete, che vi mettete mi piace e magari mi lasciate un commento. In questo modo io lancio un feedback positivo a chi sponsorizza il video, come in questo caso Jack Buying, e magari mi lascia altri coupon sconto per voi, quindi ci guadagnate anche voi, ci guadagniamo tutti. Se il coupon sconto appunto accidentalmente dovesse esaurirsi, perché non sono illimitati ma sono limitati nel tempo, me lo scrivete qua sotto, io faccio in modo di avere un nuovo coupon sconto. Comunque magari su Telegram, chi mi segue su Telegram lo sa, pubblico magari le varie coupon sul laser, magari il laser in offerta o esce un altro accessorio in offerta, e ve lo lascio su Telegram. Quindi iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram se volete rimanere aggiornati su tutto. Qui sotto trovate tutto in descrizione: Instagram, Facebook, Telegram. Per me è veramente importante che vi iscriviate, e ci vediamo al prossimo video. Grazie.